Bentrovati al Giorno del Signore. Nella puntata di oggi abbiamo scelto di porre al centro l'esperienza della malattia, come già stato introdotto proprio nella copertina con le immagini della visita del Vescovo a Casa Famiglia di Rivolta d'Adda dedicata a Francesco Spinelli in occasione della giornata del malato dello scorso 11 febbraio. Con gli ospiti della casa, durante la celebrazione, le suore adoratrici che gestiscono la struttura e un gruppo di volontari dell'Unitalsi. E per entrare nel vivo della puntata ascoltiamo il Vangelo di questa domenica commentato poi da Daniele Omodei, che nel suo lavoro è a contatto quotidianamente con la malattia e la sofferenza. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti». Dopo la giornata mondiale del malato, ci troviamo questa domenica in un luogo particolare. Siamo infatti nella clinica di San Camillo a Cremona, dove si venera il beato Enrico Rebuschini, un camilliano che ha speso tutta la vita a servizio dei sofferenti e del malato. Il Vangelo di questa domenica ci pone davanti una parola che può sembrare contraddittoria. Beati i poveri, beati quelli che hanno fame, beati quelli che sono nel pianto. Se guardiamo intorno a noi, riconosciamo tante situazioni in cui vediamo queste persone sofferenti, nel pianto, povere. Come possiamo chiamarle beate? La società stessa tende ad isolare, a nascondere queste persone. Eppure, sarà capitato anche a voi, quando andiamo a trovare qualche malato, qualche persona nella prova, usciamo rincuorati da questi incontri, noi che pensavamo di rincuorare loro. Usciamo con una speranza in più, noi che pensavamo di portare speranza e conforto. Questo perché nelle situazioni di sofferenza, nelle situazioni di malattia, è presente Cristo. C'è una ricchezza, c'è un amore. Tempo fa mi capitava di andare a trovare una signora che ha due figli disabili. Andavo là per qualche intervento o anche per qualche medicazione. Capitava che durante la mia permanenza era una festa. Nella normalità c'era una letizia che contagiava tutti, anche me. Il centro non era la malattia, il centro dell'attenzione non era la disabilità, ma erano quei ragazzi, quelle persone. Io uscivo più contento. Per me quella è la beatitudine. Le parole di Gesù non sono solo una promessa, ma sono anche la certezza della sua presenza tra noi. Vi saluto, l'appuntamento è per la prossima settimana. Oggi a parlare del tema della giornata del malato, l'incaricato diocesano per la pastorale della salute, Don Maurizio Lucini. Benvenuto. Grazie per l'invito. Iniziamo subito con un commento proprio alla giornata che si è svolta a livello mondiale lo scorso lunedì. Perché celebrare una giornata dedicata al malato? La giornata mondiale del malato è stata istituita da San Giovanni Paolo II nel 1992. E già nella sua lettera di indizione elencava quelli che sono i motivi per cui celebrare una giornata del malato.
Fra questi c'è la necessità di sensibilizzare la società civile alla questione appunto della sofferenza e della malattia per toglierla, diciamo, dai ghetti degli ospedali o delle case di riposo. Il secondo motivo è quello di sensibilizzare invece le comunità parrocchiali affinché appunto il malato, i suoi familiari vengano messi al centro della comunità. E un ulteriore motivo era quello di offrire al malato, diciamo, un senso alla sua malattia, un senso che sfociasse anche nella dimensione della fede. Ecco, queste erano un po' le motivazioni che hanno condotto San Giovanni Paolo II a istituire questa giornata. E come è stata vissuta in diocesi? Ogni comunità l'ha gestita nella sua libertà. Ci sono state messe parrocchiali e messe anche in cliniche o nelle case di riposo. Solitamente questo è il momento in cui viene amministrato anche l'olio degli infermi agli anziani o ai malati presenti. E credo che questo sia anche una modalità educativa per far entrare appunto nella coscienza delle persone il valore di questo sacramento, che non è più l'estrema unzione data in punto di morte, ma il sacramento che aiuta ad affrontare la malattia e la fragilità. Ascoltiamo allora un passaggio dell'omelia del Vescovo pronunciata proprio durante la giornata del malato sulle immagini della celebrazione a Rivolta d'Adda. Laddove giungeva deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano venivano salvati. Il mantello di Gesù, quanto sarà lungo? Quello che portava lui materialmente sarà stato come uno scialle, poco più. Non era il mantello del faraone o dell'imperatore romano. Ma quel mantello in realtà è tutta la catena di mani, di cuori, di uomini, di donne che dalla resurrezione di Gesù, avendo creduto in Lui e nutrendosi di Lui, San Francesco Spinelli ce lo insegna, hanno accolto nel cuore qualcosa di Lui, del suo cuore, un amore che supera ogni egoismo, che riapre gli occhi sugli altri, che fa riconoscere fratelli quelli che altrimenti io potrei considerare estranei, specie quelli che nella comunità più sono soli, scartati, meno importanti e sembrano meno amati. Il lembo del mantello è dunque la Chiesa, fatta di credenti e fatta anche di chi pensa di non credere, ma col suo amore fa arrivare la carezza di Dio a tante persone. Signore, dunque, che questo miracolo continui a salvare il mondo. Perché il mondo si salva se tanti uomini e donne si salvano tra loro, lasciano che l'amore di Dio scorra, che il lembo del mantello si allarghi, che ci si tocchi con questa tenerezza. Noi oggi torneremo a casa e non avremo fatto niente di speciale, se non aver celebrato la salvezza di Dio, aver ricevuto i segni del suo amore, esserci scambiati uno sguardo di fraternità e di amore. E non è poco.
Una delle pagine domenicali di Avvenire dedicate alla diocesi di Cremona della scorsa settimana è stata dedicata proprio interamente alla giornata del malato ed è presente anche un'intervista a un ministro straordinario dell'Eucarestia che ha sottolineato l'importanza di rendere partecipi della vita della comunità anche i malati e gli anziani. Don Maurizio, quali gesti possiamo compiere, possono compiere le nostre comunità in questo senso? Beh, sicuramente la visita ai malati del ministro dell'Eucarestia è importantissimo, proprio perché porta il sacramento che la comunità celebra e vive. Ed è un modo per far sentire l'ammalato o l'anziano ancora inserito pienamente nella comunità. Quindi ritengo che sia un servizio da proporre e incentivare. E per comprendere meglio di cosa si occupano questi ministri dell'Eucarestia, abbiamo seguito Maurizio Cicognini durante una sua visita a un malato. Sono Maurizio della parrocchia di Cristo Re. Quest'anno il mio parroco mi ha chiesto proprio di diventare ministro straordinario. E ho risposto di sì perché cresciuto in questa comunità, la conosco bene e mi sono sempre dedicato un po' di tempo alla catechesi, alla pastorale, come catechista, come soprattutto in Azione Cattolica. E direi che lo faccio proprio perché penso che anche come ministero laicale credo che portare l'Eucaristia ai malati, agli anziani, che prima frequentavano la messa regolarmente, e portare l'Eucaristia a loro che non possono più farlo, che non possono più venire a messa, credo che sia una delle carità più belle che si possono fare anche da laici. Sono Maurizio della parrocchia. Signora Dolores, eccomi qua. Come sta? Benino. Benino, eh? Riportare la comunione serve anche per andarli a trovare, quindi stare un pochino con loro. E questo, soprattutto con gli anziani che sono soli, è una cosa che loro apprezzano moltissimo. E normalmente accettano e sono molto accoglienti anche da questa cosa, anche da parte dei laici. I familiari lo stesso, normalmente il contatto avviene prima con i familiari e gli accordi un pochino vengono presi con loro. Poi spesso sono persone che hanno badanti e quindi poi il collegamento è anche con loro. I familiari quando possono partecipano, mi capita che la domenica mattina c'è una signora in cui c'è sempre una figlia che tra l'altro non frequenta la messa, la parrocchia, ma ha molto piacere quando andiamo e portiamo la comunione e c'è anche lei. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo. Maurizio, da qualche tempo sentiamo parlare di una nuova figura, il ministro della Consolazione. Di cosa si tratta? Sì, alcuni anni fa si parlava nei progetti pastorali di emergenza educativa. Io ero già cappellano in ospedale e avevo l'ufficio di pastorale della salute e mi resi conto che bisognava parlare anche di un'emergenza di consolazione. È così che accolsi una proposta elaborata dai camigliani della regione Lombardo-Veneta sulla realizzazione all'interno delle comunità di queste figure, i ministri appunto della consolazione. E chi sono? Sono laici, cristiani appunto, che a nome del loro parroco, a nome della comunità, fanno visita appunto agli ammalati e agli anziani, sia presenti nelle case oppure nelle cliniche, nelle RSA. A differenza dei ministri dell'Eucaristia, vanno
in tutte le case, là dove c'è un ammalato e un sofferente. Anche chi non riceve in un certo senso la comunione ha diritto di ricevere la visita di coloro che provengono, insomma, dalla comunità. E anche questo è un modo per far sentirli vicini alla propria parrocchia. E quali qualità deve avere questa figura? Beh, senz'altro deve avere il carisma della cura, ovvero quelle capacità empatiche di entrare in relazione con l'ammalato o l'anziano. Naturalmente non ci si improvvisa ministri della consolazione, ed è per questo che in diocesi abbiamo proposto e proponiamo alle comunità dei percorsi di formazione. Sono incontri che preparano appunto il ministro della consolazione ad entrare nelle case, ad avere quelle attenzioni e quei gesti che dicono tutto l'amore e tutta la compassione. E li prepariamo quindi anche a una capacità di relazione d'aiuto. Il ministro della consolazione non deve portare se stesso, insomma, ma deve essere soprattutto capace di ascolto, si dice ascolto empatico. Il ministro della consolazione inoltre non è solo per il malato, ma è anche per i familiari. Tante volte sono presenti nelle nostre comunità familiari oberati dalla sofferenza dei loro cari e quindi è necessario che ci sia una consolazione anche verso questi familiari che si trovano in situazioni veramente complesse e difficili. La pastorale della salute quindi non si interessa solo dei malati, ma anche di chi si prende cura di essi. In questo senso vi proponiamo l'intervento della farmacista Giuliana Bonfanti, presidente all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Cremona, intervistata nella sua farmacia di Sospiro. Sabato scorso si è svolta proprio la giornata di raccolta di farmaco per il Banco Farmaceutico, un'iniziativa nazionale che ogni anno vede in aumento il numero delle farmacie partecipanti, anche sul nostro territorio. La bellezza, diciamo, di questa raccolta è che i farmaci che vengono raccolti nelle varie farmacie rimangono sul territorio e quindi vanno a finire sono destinati a case famiglia o comunque centri di bisogno, a persone quindi con necessità. Per il nostro caso sono mamme in difficoltà con bambini o disabilità. E questa è un'iniziativa, credo che sia lodevole come testimonianza anche da parte del farmacista, la testimonianza dell'essere vicini a chi ha bisogno, a chi è in necessità. Per noi farmacisti soprattutto, la giornata del malato è tutti i giorni, perché tutti i giorni incontriamo malati o familiari di malati. La farmacia è un presidio ormai sanitario a tutti gli effetti, è forse il più diffuso sul territorio in virtù della sua capillarità, e questo è testimonia della vicinanza alle persone. Soprattutto teniamo in considerazione che arrivano persone anziane. L'anziano in una vita così frenetica di tutti i giorni, di adesso, nella nostra civiltà, forse è poco ascoltato. E invece in farmacia trova ancora un punto di riferimento e di ascolto. Noi siamo professionisti del farmaco, quindi li aiutiamo ad essere aderenti alla terapia, gli insegniamo stili di vita, quindi come bene fare per stare bene, ma mettiamo un valore aggiunto alla nostra professionalità, quindi quella dell'essere vicino. Nelle piccole realtà li conosciamo, quindi li chiamiamo anche per nome. E ascoltiamo, ci poniamo in ascolto al loro bisogno, ai loro sfoghi, alle loro necessità e cerchiamo di dare una parola di conforto. Quindi curiamo non solo il fisico, non solo il corpo, ma anche, non dico che curiamo, ma cerchiamo di essere vicini anche sull'aspetto spirituale. Don Maurizio, lei lavora a stretto contatto con medici e professionisti anche presso l'ospedale di Cremona. Sì. Che ruolo ha un sacerdote in questo ambito? Il ruolo che ha un sacerdote è un ruolo molto delicato, anche perché non deve insegnare al medico come fare il medico. Credo che debba avere la capacità di instaurare una sorta di alleanza terapeutica
perché là dove c'è una buona collaborazione tra medici e religiosi, ma anche medici, infermieri, sacerdoti e infermieri, là dove si crea appunto questa alleanza, allora viene realizzato veramente il bene integrale della persona. Quindi si potrebbero incontrare anche medici non credenti, però in fondo è bello creare questa forma di alleanza proprio per non tanto insegnare appunto agli operatori come svolgere il loro ministero, ma per dare un valore aggiunto al loro servizio, che è quello appunto legato alla dimensione più spirituale. Ringraziamo allora Don Maurizio Lucini. Grazie per la testimonianza importante che ci ha offerto su questo tema, e gli auguriamo di cuore buon lavoro. Grazie a voi. Cambiamo ora argomento e parliamo di pellegrinaggi. È infatti disponibile la nuova proposta di Profilo Tour, l'agenzia viaggi e turismo della nostra diocesi. Finestre sul mondo, il filo conduttore delle mete di quest'anno, di cui ci parla Don Roberto Rota. Dal 2 all'8 settembre è programmato il pellegrinaggio diocesano in Grecia, un po' in continuità con quello dello scorso anno in Russia. Il mondo dell'ortodossia che sta appassionando anche per le dimensioni dell'impegno ecumenico di questi ultimi tempi. Da Salonicco, sulle orme di San Paolo, fino ad Atene e a Corinto. Accanto ai pellegrinaggi tradizionali che hanno come meta soprattutto i santuari mariani, Fatima e Lourdes in particolare, ma anche quello locale di Caravaggio, la Terra Santa che è la meta privilegiata di ogni pellegrinaggio. Abbiamo programmato delle escursioni giornaliere, la prossima al 23 di febbraio a Modena e all'Abbazia di Nonantola, ce ne sarà poi una successiva ad Asti, un'altra a San Romedio e a Trento, a Padova, occasioni proprio a portata di mano. E poi ci sono viaggi importanti, uno nelle Fiandre, da Gand e Bruges fino ad Amsterdam, e poi in novembre un percorso in India, nella zona monumentale storica del nord, ma anche a Calcutta, per incontrare la grande esperienza di Madre Teresa. Segretariato Pellegrinaggio, l'Ufficio della Pastorale del Turismo è a disposizione di tutte le parrocchie e delle associazioni anche per programmare, per immaginare qualche percorso sia di pellegrinaggio sia di viaggio. A tal proposito è bello sottolineare come in questi ultimi anni la riscoperta del pellegrinaggio a piedi, non solo a Santiago ma anche lungo la via Francigena in tante occasioni, anche locali, un percorso un po' nuovo che da Caravaggio attraversa la diocesi porta fino a Casalmaggiore, toccando i santuari mariani piccoli e grandi della diocesi. E queste sono solo alcune delle proposte di quest'anno. È possibile visionare tutti gli itinerari sul sito di Profilo Tour. Siamo giunti ora alla fine della nostra puntata, ma prima qualche avviso della prossima settimana. La Zona Pastorale 1 organizza dal 18 al 21 febbraio, in preparazione alla Quaresima, gli ormai consueti esercizi spirituali zonali per i laici. Tre giorni nelle singole parrocchie con spazi di preghiera e di approfondimento, un momento conclusivo zonale giovedì 21 febbraio presso il Santuario di Caravaggio, con la celebrazione presieduta da Don Marco D'Agostino. Sul sito della Diocesi
tutti i dettagli sui temi delle giornate. Venerdì 22 febbraio alle 21 in cattedrale il Vescovo presiede l'Eucaristia in suffragio di Monsignor Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione nel 14° anniversario della sua morte. Domenica 24 febbraio in diocesi si celebra la giornata della famiglia e a proposito di famiglia parleremo proprio nella prossima puntata in cui ospiteremo Don Enrico Trevisi per parlarci del nuovo servizio diocesano per persone separate, divorziate e in nuova unione. Per il giorno del Signore è davvero tutto, non mi resta che augurarvi buona domenica. Arrivederci.